Il Covid non sarebbe più lo stesso. I sintomi che in un anno abbiamo imparato a conoscere come la spia del contagio da coronavirus, primo tra tutti l'anosmia, cioè la perdita dell'olfatto, oggi sarebbero sostituiti da dolori addominali, vomito e diarrea e una febbre che negli stadi iniziali difficilmente supera i 38 gradi. Niente più congiuntivite, altro segnale della malattia nella prima e nella seconda ondata, e nemmeno la tosse sarebbe sempre presente, anzi a volte potrebbe non comparire. A dirlo è Francesco Menichetti, primario di malattie infettive all'ospedale di Pisa, che afferma che ultimamente è stato osservato nei casi Covid un maggiore coinvolgimento dell'apparato gastroenterico, con la diarrea come sintomo più significativo, ma possono capitare anche nausea e inappetenza. Lo spiega all'ADN Cronos Salute il primario di malattie infettive dell'ospedale di Pisa, che aggiunge che comunque i quadri clinici più rilevanti, purtroppo anche severi, continuano ad essere quelli con polmonite e con insufficienza respiratoria. Inoltre, con la maggiore diffusione della variante inglese, avverte il virologo, questi quadri clinici stanno interessando le decadi più giovani, con una gravità significativa. D'accordo con Menichetti anche Pierluigi Bartoletti, vice segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale, che afferma che nelle ultime settimane l'80% dei casi emersi presentavano sintomi diversi dal passato e nessuno manifestava né congiuntivite né perdita dell'olfatto.